Buongiorno a tutti, oggi 7 gennaio 2022, sono le ore 9:09, riunione della terza commissione, prego la segretaria a chiamare l'appello, grazie. Allora, il consigliere Massimiliano Giaconia, Buongiorno, presente. la consigliera Meli Caterina. Buongiorno, presente. Va bene, io non vedo altri. Sì, confermo, siamo in tre, quindi constatato il numero legale, dichiaro aperta la seduta. Innanzitutto grazie alla dottoressa Volo per l'assistenza di stamattina, in sostituzione delle nostre segretarie che sono tra malattie e ferie, quindi ringraziamo la tua disponibilità. E stamattina abbiamo all'ordine del giorno l'esame degli atti, è arrivato in commissione nei giorni scorsi il rendiconto di gestione, e quindi io proseguirei con la lettura di questo atto deliberativo, che dovrebbe essere, vediamo se è vero, allegato. Aspettate un attimo, eccolo qua. Allora, comincerei magari, se siamo d'accordo, con la proposta di rendiconto. Vediamo così la deliberativa. Vi ricordo che abbiamo già convocato per, se non erro, martedì sia l'assessore Marino che il ragioniere Basile e poi a seguire il revisore dei conti. Allora, non so se la vedete proiettato, io a questo punto proseguo con la lettura. Allora, sulle premesse, se d'accordo, dico alla fine non vale la pena, tutte le premesse non servono a nulla, se siamo d'accordo. Tutto visto, visto, visto. Iniziamo dal dare atto che nella fase di riaccertamento del residuo è individuata una marcata differenza tra le competenze ascritte alla Ragioneria Generale e quelle attribuite ai dirigenti responsabili della gestione delle entrate spese. La Ragioneria Generale, infatti, provvede alla rilevazione contabile, mentre i dirigenti hanno l'obbligo di procedere, soprattutto con riferimento ai residui attivi, ad eseguire un'appropriata verifica circa la validità e la perdurante efficacia del titolo giuridico che costituisce il comune creditore della correlativa partita di entrata, nonché la sussistenza della condizione di esigibilità. Dare atto che in omaggio a quanto sopra espresso il comune di Palermo, le operazioni di riaccertamento dei residui condotte dai dirigenti responsabili si concludono all'esito delle verifiche di cui al superiore paragrafo con l'invio ai capiari di elenchi distinti per le entrate e per le spese, firmati da ciascuno dei dirigenti ai quali è affidata la gestione di entrate e spese recanti sempre la seguente formale attestazione. Si attesta che i dati riportati dal presente foglio sono la risultante dell'attività di riaccertamento svolta da questo servizio ufficio autonomo e la relativa documentazione è depositata agli atti dell'ufficio. Si attesta altresì che l'attività di riaccertamento di cui al presente tabulato è stata svolta in stretta osservanza alle norme di cui al principio contabile applicato numero 2, quindi gli allegati 4 del barra 2 al decreto legislativo 118/2011. Dato atto, ai sensi dell'articolo 39,1 del regolamento di contabilità, i dirigenti capiari hanno dato atto delle risultanze dell'attività di riaccertamento ordinario relativa alla propria area tramite apposita determinazione dirigenziale di presa d'atto. Dato atto ancora che riguardo alle competenze nella fase di riaccertamento dei residui attivi, il principio contabile numero 3 per gli enti locali, approvato il 18 novembre 2008 dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'articolo 154 del TUEL, istituito presso il Ministero dell'Interno, al punto numero 48, è dirimente poiché chiarisce individuando a quali soggetti è scritta la competenza ad eseguire le operazioni di riaccertamento. Il citato punto numero 48, infatti, dispone che in analogia alla competenza ad accertare le entrate affidate ai responsabili dei servizi cui è attribuito il procedimento di gestione delle singole risorse di entrata, anche la competenza ad eseguire le operazioni di riaccertamento spetta ai medesimi soggetti. Analogamente sul versante della spesa, il successivo punto numero 56 dispone che in analogia alla competenza ad impugnare le spese affidate ai responsabili dei servizi cui è attribuito il procedimento di gestione delle singole spese, anche la competenza ad eseguire l'operazione di riaccertamento spetta ai medesimi soggetti e compito quindi del responsabile dei servizi evidenziare in sede di rendiconto l'eventuale esistenza di debiti fuori bilancio per l'attivazione del procedimento di riconoscimento di legittimità di quell'articolo 194 del TUEL. Dato atto ancora che del tutto coerentemente con le interpretazioni precedenti,
Il punto 9.1 del vincente principio contabile applicato concernente alla contabilità finanziaria, allegato numero 4/2 dal decreto legislativo numero 118/2011, specifica in vari punti relativamente alla gestione dei residui la netta separazione delle competenze tra responsabile di servizi e responsabile del servizio finanziario. A titolo esemplificativo dispone che trascorsi 3 anni dalla scadenza di un credito di dubbio di fiduciazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo credito di liquidità cantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico-patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo della dotazione di credito accantonato in contabilità economico-patrimoniale. Acclarato alla luce delle norme vigenti che l'obbligo di verifica della sussistenza dei presupposti contabili perché non un residuo attivo sia mantenuto in conto del bilancio e posto a carico dei dirigenti che gestiscono con la relativa entrata e spesa, e alla fine della superiore adempimento, con circolare protocollo numero 228846 del 6 gennaio 2021, la Ragioneria Generale ha fornito tutte le indicazioni perché la detta attività, con riferimento al rendiconto di gestione 2020, fosse condotta dal dirigente secondo le prescrizioni dei principi contabili che nella detta nota sono esplicitamente indicati. Vista la deliberazione numero 259 del 21 settembre 2021, con la quale, in omaggio agli ulteriori principi, la Giunta Municipale ha proceduto all'approvazione attività di accertamento al biennio 2020, ex articolo 228 del decreto legislativo 267/2000 e variazione di bilancio in gestione provvisoria senza l'articolo 175,5 bis del decreto legislativo 267/2000 e punto 9.1 dell'allegato 4/2 del decreto legislativo 178/2011. Vista la tabella ex articolo 242 del comma 2 del decreto legislativo 267/2000 allegale al rendiconto di gestione e amministrazione degli enti locali sicuramente deficitari per atto secondo i nuovi parametri e obiettivi di cui al decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 18 dicembre 2018 di individuazione dei parametri di deficitarietà strutturale per gli enti locali per il triennio 2019-2021, da cui risulta che questo ente non trova significazione di deficitarietà strutturale. Visto il conto di bilancio, il conto economico, il conto di patrimonio, gli allegati obbligatori, nonché tutti gli altri documenti e prospetti che ne completano le informazioni contabili che sono di seguito elencate e che vengono allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, ad eccezione di quello relativo al calcolo del limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto legislativo 78 che è di competenza del settore sostanziale. Quindi ci sono elencati tutti gli allegati 1, 2, 3 fino ad arrivare all'allegato numero 5 del programma della Giunta. Visto l'articolo 11,6 del decreto legislativo 118/2011, a mente del quale la relazione sulla gestione allegata rende conto di un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile a una migliore comprensione dei dati contabili, la quale deve, tra l'altro, illustrare gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strutturali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa asseverata dei rispettivi organi di revisione evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione. In tal caso l'ente assume senza indugio, comunque non oltre il tempo del sito finanziario in corso, i provvedimenti necessari a fine della riconciliazione delle parti debitorie e creditori. Dato atto che alla data del 31 dicembre 2020 gli accantonamenti sono risultati di amministrazione 2020 relativa al disallineamento con società in house, altre società e organismi partecipati sono riprelevate nella tabella che segue, e c'è qui una tabella dove parla dei fondi accantonamento per mancata riconciliazione, i fondi perdite aziende, i fondi garanzie perdite piccole società, che vanno dal 31 dicembre 2015, erano 14.240.050, e al 31/12/2016 che sono uguali, al 31/12/2017 che sono 32.532, nel 2018 che sono 75.9,
nel 2019 che sono 125 milioni e al 31 dicembre che sono 102 milioni 706 ripartiti in 40 milioni il fondo accantonamento per mancata riconciliazione e 36 milioni nel fondo perdite aziende più 26, altri 26 milioni sul fondo garanzie perde future società partecipate. Quindi sono quelle accettate e quelle future. Dato atto che per quanto sopra esposto il disallineamento al 31 dicembre 2020 nei confronti delle società in house per partite riconciliate dagli uffici competenti ma prive di copertura finanziaria il risultato pari a complessivi 40.067.056 e questo, sebbene inferiore all'anno precedente, continua ad essere incompatibile con gli equilibri di bilancio futuro. Tale forma di disallineamento che organismi partecipati deve essere obbligatoriamente accantonata al fondo di disallineamento debiti crediti con le società partecipate in house, poiché i dirigenti competenti hanno attestato che tale parte donativa a crediti vantati dalle partecipate è ritenuta giuridicamente sussistente, ma privi di copertura finanziaria nel bilancio, sicché si tratta di debiti fuori bilancio, segnatamente i servizi forniti dalle partecipate in violazione agli obblighi di cui al comma 1, 2 e 3 dell'articolo 191 del decreto legislativo 267-2000. Si tratta in altre parole di servizi resi a fronte dei quali non sono stati assunti preventivi provvedimenti dirigenziali di impegno e su di essi non è stato acquisito l'obbligatorio visto di copertura finanziaria della ragione generale, le cui regole sono stabilite scusate, dal citato articolo 191. Di fronte alle superiori ipotesi di debito fuori bilancio, dunque, sussiste l'obbligo per il Comune di accantonare, avute le notizie, le risorse finanziarie necessarie che successivamente saranno utilizzati per il finanziamento dei provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, senza l'articolo 194 del decreto legislativo 267-2000. Scusate un secondo, colleghi, ho bisogno di un po' d'acqua. Un secondo. Scusatemi. Allora, dato atto ancora che si è registrato anche nel 2020 un'ulteriore forma di disallineamento con gli organismi partecipati relativo alle partite creditorie iscritte nei bilanci delle società rispetto alle quali i dirigenti competenti alla gestione dei rispettivi contratti di servizio hanno attestato trattarsi di crediti non riconoscibili come dovuti, dunque da stralciare dai bilanci della società. Il valore di tale ulteriore riforma di disallineamento, anch'essa incompatibile con gli equilibri di bilancio, nel 2020 ha assunto il valore di 29.337.000, un insostenibile incremento rispetto al 2019 di 21.900.000. Rispetto a tale disallineamento, la normativa regolante, la materia non dispone un obbligo per il Comune di eseguire un accantonamento delle risorse amministrazioni, la Ragioneria Generale continua a ritenere necessario, in omaggio al principio della prudenza, che sensi dell'articolo 167,3 del decreto legislativo 267-2000, anche per il 2020 il detto importo sia accantonato in un futuro. Il comma 3 citato, infatti, prevede che è data facoltà agli enti locali di stanziare nella misura fondi accantonamenti all'interno del programma altri fondi, ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata delle funzioni di amministrazione, utilizzabile ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187,3, quando si accetta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo. Scusate un attimo. Dato atto che il valore delle due superiori forme di saldamento possono essere riassunte nel prospetto che segue. E qui c'è il prospetto con tutte le società partecipate, dove praticamente ci sono i crediti senza copertura finanziaria, i crediti al 2020, quelli al 2019, la differenza tra il disallineamento al 31 dicembre, le partite non riconciliate, le partite non riconciliate, quindi al 2020 al 2019, e la differenza tra il 2020 e il 2019. Quindi se andiamo a guardare la prima è AMAP,
dove c'è una differenza di disallineamento dei crediti di 311.202, e poi invece nella differenza delle partite non riconciliate di 67.000. L'AMAT ne ha 713.000 e poi 756. Palermo Ambiente non c'è nulla perché c'è liquidazione, anche se quindi, rispetto al discorso che abbiamo fatto l'altro giorno, su Palermo Ambiente il comune non porta nessuna differenza, nessun disallineamento, quindi quanto Quindi riportato. conferma, diciamo, il rigetto delle fatture. Perfetto, quindi di conseguenza quindi, sembrerebbe che venga confermato che il problema è tra Palermo Ambiente e l'SRR, no? Quindi diciamo che qui l'SRR tra l'altro non è citata, però non è citata poi più avanti. E poi c'è la RAP, dove c'è una differenza sui crediti di 7 milioni e 3 e una differenza sulle partite non riconciliate elevatissima di 22 milioni. Qui probabilmente c'è il famoso debito fuori bilancio, o meglio la parte in più che hanno pagato per il conferimento dei rifiuti alle discariche delle del 2019, giusto collega? I cosiddetti extracosti, sì. E poi non capisco se sono forse nel 2020 di fatto, sì, sono nel 2020, non 2019. E poi c'è la Reset, pochissima roba, 40.000, 95.000, la SISPI, niente, 7.000 euro, niente di particolare. Poi, dato atto ancora che il Comune di Palermo ha dato attuazione nel rendiconto di gestione 2020 al parere reso della Corte dei Conti con deliberazione numero 25 del 2021, PAR del 18 febbraio 2021, dalla sezione di controllo per la regione siciliana della Corte dei Conti, in risposta al quesito posto al Comune di Palermo, relativamente alla possibilità di svincolare il fondo perde, qualora l'Assemblea straordinaria dei soci, anche nel momento successivo all'approvazione del bilancio dell'esercizio, delibera la copertura della perde movimento di sempre, utili contro la nuova e o riduzione del capitale sociale. In aderenza al principio di prudenza richiamato dalla Corte dei Conti nel parere rilasciato con deliberazione numero 25/2021 PAR del 18 febbraio 2021, la sezione di controllo della Regione Siciliana, che precisa che l'operazione prefigurata di per sé lecita può essere posta in essere solo in presenza di un legittimo ed effettivo ripiano delle perdite nei limiti in cui sia compatibile il principio di prudenza che deve necessariamente governare le scelte gestionali delle pubbliche amministrazioni, nonché subordinato all'esercizio di un adeguato controllo della partecipante sull'evoluzione della situazione contabile e che l'esito delle verifiche effettuate abbia escluso la reiterazione di nuovi risultati di esercizio negativi, registrandosi all'apposto un'inversione della precedente tendenza, poiché non risulta disponibile la situazione del 2020 di Amat Spa, né beh certezza sulla nuova iterazione di ulteriori nuove perdite. Dato atto che per quanto sopra la Ragioneria Generale ritiene di disporre il potenziale accantonamento di 26.377.599, iscrivendo detto importo al nuovo facoltativo Fondo Garanzie Perdite Future delle partecipate Corte dei Conti 25/2021, la RAP ha fatto registrare risultati positivi sia per l'esercizio 2019 che per l'esercizio 2020. Pertanto, si ritiene non dover effettuare alcun accantonamento prudenziale. Si precisa ancora che, in applicazione del disposto dell'articolo 9,6 bis della legge numero 108 del 29 luglio 2021, di conversione del decreto legislativo 78/2021, che è il decreto semplificazione, che ha prorogato l'obbligo dell'accantonamento prescritto all'articolo 21, sopracitato, per le partite perdite pregresse delle società nel corso del 2020, non viene effettuato alcun contamento rispetto alla presa di esercizio registrata nel progetto di bilancio 2020 della GESAP, pari a 4.967.088. Dato atto che sul piano complessivo, come si dice nella tabella 4.2020 dell'allegato G30, per i disallineamenti perdite accertati con riferimento agli organismi partecipati, si ritiene necessario e opportuno, in omaggio al principio della prudenza, accantonare complessivi 102.706.425, importo questo interamente accantonato nell'ambito dell'avanzo di amministrazione. Dato atto che a decorrere dal rendiconto di gestione 2019 è venuta meno la facoltà di cui al punto 3.3 del principio contabile applicato numero 2, collegato 4/2 del decreto legislativo 118/2011, che permetteva l'utilizzo del metodo semplificato,
a fine della determinazione del fondo di credito e di indebitabilità da accantonare in sede di rendiconto. Dato atto che l'importo del fondo di credito e di indebitabilità, calcolato ai sensi di quanto disposto dal principio contabile applicato numero 1, scegliendo il criterio della semplice, media semplice per ciascuna tipologia di entrata e saldo innata alla opera del 5 dicembre 2020 di euro 827.278.563,39. Dato atto che il Consiglio Comunale ha potuto approvare il bilancio del 2020-2022 solo grazie all'intervenuto concorre i seguenti elementi normativi. 1. All'intervenuta previsione di cui all'articolo 39-4 del decreto legislativo 161-2019 pubblicato disavanzo degli enti locali, ammetto del quale, al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazione di precarietà finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione di rendiconto 2019 determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo dei fondi del fondo di credito e disabilità accantonato dai risultati di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018 determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011 numero 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo credito e disabilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la conservazione dello stralcio dei crediti e l'importo del fondo credito e disabilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, può essere ripianato non più di 15 annualità a decorrere dal esercizio finanziario 2021 in quota annuale costante. Infatti, con deliberazione 263 del 9 dicembre 2020, il Consiglio Comunale ha dato atto che nelle risultanze del rendiconto di gestione 2019 è emerso un maggiore disavanzo rispetto a quello risultante dal 12 dicembre 2018, incrementato dal valore della rata di cui al piano di rientro ex articolo 3,16 del legislativo 118-2011, con un importo di euro 307.857.554. Rispetto al quale ha deciso di avvalersi della facoltà di cui ha citato l'articolo 39-quater, stabilendo con modalità di recupero condizionale del maggiore disavanzo quantificato in euro 307.854.554 nel rendiconto 2019, approvato con propria deliberazione numero 185, assunta in data 20 ottobre 2020, in quota annuale costanti, con l'importo della rata annuale da stanziare ai fini di cui sopra nel bilancio di previsione dal 2021 al 2035 compreso pari a 20.523.836,93. Alle molteplici misure finanziarie trasferite dallo Stato con decreto legge a sostegno dell'economia e dell'autonomia locale in occasione della pandemia da Covid-19, tra le quali merita di essere menzionato il Fondo Funzioni Fondamentali di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 34/2020, che ha assunto per il solo 2020 il valore di 30.110.990. Alle misure finanziarie trasferite dalla Regione Siciliana più il fondo perequativo, rispetto a quella la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione numero 74 del 25 marzo 2021, avendo l'oggetto articolo 11 legge regionale numero 9 2020, fondo per perequativo degli enti locali, agevolazione straordinaria soggetta a condizione sospensiva ai fini della Tari e di IMU 2020, preso l'atto dell'effettivo utilizzo della quota di spettanza del Comune di Palermo assegnata con decreto di giunta dell'assessorato degli enti locali per la funzione pubblica numero 492, per quale emerge un valore rendicontato pari a 25.840.447,80. Considerato che è stato fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria attivata per importo medio di 118.519.009,21 e che non risulta integralmente restituita al 31 dicembre 2020 per euro 48.661.568. Che a seguito delle operazioni di reimputazione e variazione di bilancio effettuate con la citata deliberazione di giunta comunale numero 159 del 21 settembre 2021, di approvazione del riaccertamento ordinario della quantificazione del fondo pluriennale vincolato 2020, è stato determinato in 178.112.168, di cui parte corrente 24.335.548 e parte capitale 153.000.
776.620, che a seguito delle variazioni di accertamento di cui accennato di nazione, nonché delle variazioni effettuate nel corso della gestione, il residuo finale assume i seguenti importi: residui attivi 1.192.995.024, di cui 868.893.466 provenienti dalla gestione dei residui e 324.151.558 provenienti dalla gestione di competenza. Residui passivi 367.492.501, di cui 131.607.309 provenienti dalla gestione dei residui, di pari a Buongiorno. 235.875.195.192 provenienti dalla gestione di competenza. Buongiorno collega Ficaccia. Il risultato è, stiamo leggendo la parte deliberativa che riguarda il rendiconto di gestione iscritto all'obiezione del Consiglio di Ok. amministrazione. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020, di cui allo schema risultato dalla gestione finanziaria 2020, è pari a 652.447.688, che come rilevabile dal predetto schema, la parte disponibile di risultato a seguito degli accertamenti degli accantonamenti delle quote vincolate e destinate presenta un risultato negativo pari a 622.030.627. Che ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, questo ente considerarsi in equilibrio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 121, della legge 145 2018, in quanto presenta di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo pari a 213.716.156. Che ai fini della verifica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, del 2 aprile 2015, la parte disponibile dei risultati di amministrazione di questo ente al 31 dicembre 2020 risulta migliorato rispetto al disavanzo. Scusate, al 31 dicembre 2019 di un importo di 13.203.765 pari alla quota annuale di cui al piano di riparto trentennale, ex articolo 3, comma 16 del decreto legislativo 23 giugno 2011, numero 118, approvato dal Consiglio Comunale con atto 443 del 5 dicembre 2015, che dal conto economico risulta nell'esercizio 2020 un monte di esercizio pari a 23.902.994, che l'utile esercizio pari a 23 milioni possa trovare destinazione come di seguito specificato: 14.540 quali utili dei bilanci delle società partecipate registrati nelle di valutazione da destinare a specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio netto, e 9 milioni a parziale copertura delle perdite portate a nuovo pari a 540 milioni 131.075 determinate dai risultati di esercizio degli ultimi bilanci per effetto delle nuove regole introdotte dalla contabilità armonizzata e degli accantonamenti dal fondo di credito di disponibilità. Che si possa procedere inoltre a ripianare parzialmente le perdite portate a nuovo anche mediante l'utilizzo della riserva disponibile di 35.510.130, prodottasi per effetto della riduzione delle riserve disponibili di beni demaniali e di indisponibili in ragione dell'ammortamento di esercizio e della riserva dai permessi da ricostruire pari a 237.449, che risultano pagamenti effettuati dal tesoriere nel corso del 2020 per azioni esecutive elencate nell'allegato G del 12 bis, per i quali sono stati registrati gli impegni ed emessi relativi ai mandati e alle valutazioni delle spese in assenza delle proposte di valutazione di riconoscimento da parte degli uffici competenti. Pertanto, ai sensi del punto 6.3 dell'allegato 4-2 del decreto legislativo 118-2011, si chiede al Consiglio Comunale il riconoscimento relativi debiti fuori bilancio contestualmente all'approvazione del rendiconto della gestione del 2020. Quindi, cioè, leggendo questa parte, mi pare di capire che il fatto che il Consiglio Comunale non abbia espletato il pagamento dei debiti fuori bilancio entro il 31 dicembre del 2021, alla fine, approvando questo, si può fare domani mattina o nella stessa giornata. Mi pare di capire che non dovrebbe crearsi alcun problema, mi sembra, diciamo, leggendo questo punto. No, lo vedremo quando ci dirà il ragione generale. Quindi, per i motivi esposti, il Senato di propone
Prendere atto delle superiori motivazioni e farle proprie approvandole integralmente. Approvare il rendiconto della gestione relativa all'esercizio 2020 che copre fu approvato in schema dalla Giunta Comunale con deliberazione numero 298 del 18 novembre 2021, comprendente il conto di bilancio, il conto economico, il conto del patrimonio e tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa vigente, nonché gli allegati che ne completano le informazioni contabili come elencati in premessa, e ci sono 25 allegati. Prendere atto che sono fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria rinviata attivata per un importo medio di 118 milioni 519, che non risulta integralmente distribuito a fronte dell'euro 48 milioni, anche questo dovremmo capire com'è la situazione al 31 dicembre 2021. Prendere atto dell'attestazione rilasciata all'allegato per un ente non responsabile del servizio finanziario, senza l'articolo 41 del decreto legislativo 214 numero 66, che prevede che a decorrere dall'esercizio 2015 alle relazioni ai bilanci consuntivi di esercizio delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165 è allegato un prospetto sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, numero 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo numero 14 marzo 2013, che costituisce l'allegato obbligatorio alla relazione sulla gestione. Dare atto che alla data del 31 novembre 2020 gli accantonamenti sul risultato di amministrazione 2020 relative a tutte le forme di disallineamento non si fa in house, autorità o organismi partecipati sono state allegate nella tabella che segue e sono 102.306, detto soltanto la parte finale al 31 dicembre. Dare atto che per quanto sopra esposto il disallineamento al 31 dicembre 2020 nei confronti della società in house e partite riconciliate dagli uffici competenti a materia di copertura finanziaria sono pari a complessive 40.067.057, e questo, sebbene inferiore all'anno precedente, continua ad essere incompatibile con gli equilibri di bilancio futuro. Tale forma di disallineamento con gli organismi partecipati deve essere obbligatoriamente accantonata al fondo di disallineamento debiti crediti con le società partecipate in house, poiché i dirigenti competenti hanno attestato che tale importo relativo a crediti vantati dalle partecipate e ritenuti giuridicamente sussistenti, ma privi di copertura finanziaria del bilancio, che si tratta di debiti fuori bilancio, segnatamente di servizi forniti alle partecipazioni in violazione agli obblighi di cui al comma 1, 2 e 3 dell'articolo 139, 191 del decreto legislativo 267 2000. Si tratta in altre parole di servizi resi a fronte ai quali sono stati assunti preventivi provvedimenti dirigenziali di impegno e su di essi non è stato acquisito l'obbligatorio visto di copertura finanziaria della Ragioneria Generale, di cui le regole sono stabilite dal citato articolo 191. Di fronte alle superiori ipotesi di bilancio di debito fuori bilancio, dunque sussiste l'obbligo per il Comune di accantonare la valuta notizia delle risorse finanziarie necessarie per successivamente utilizzate per il finanziamento dei provvedimenti di fuoriuscita del debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 267-2000. Dare atto ancora che si è registrato anche nel 2020 un'altra forma di disallineamento con gli organismi partecipati relativo alle partite creditorie iscritte nel bilancio società, rispetto alle quali i dirigenti competenti alla gestione dei rispettivi contratti di servizio hanno attestato trattarsi di crediti non riconoscibili come dovuti. Dunque, da saltare dai bilanci della società. Il valore di tale ulteriore forma di disallineamento, anch'essa incompatibile con gli equilibri di bilancio nel 2020, ha assunto il valore di 29.337.222, con un insostenibile incremento rispetto al 2019 di 21.990.285. Rispetto a tale disallineamento, ancorché la normativa regolante la materia non disponga un obbligo per il Comune di ridurre l'accantonamento del risultato di amministrazione, la Ragioneria Generale continua a ritenere necessario, in omaggio al principio della prudenza, che ai sensi dell'articolo 167,3 del decreto legislativo 267-2000, nonché per il 2020, il detto importo sia accantonato in un apposito fondo. Il comma 3 citato, infatti, prevede che è data facoltà agli enti locali di spendere nella missione fondi e accantonamenti all'interno del programma altri fondi ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali,
sul quale non è possibile impegnare e pagare ai fini dell'esercizio della relativa economia di bilancio, confluiscono dalla quota accantonata dei risultati di amministrazione utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187,3, quando si accetta che la spesa potenziale non può più definirsi la corrispondente quota del risultato di amministrazione liberata dal vincolo. Dare atto che il valore delle due superiori forme di designamento possa essere riassunto nel prospetto che segue, e quindi c'è il prospetto, quello che avevamo letto prima, delle aziende partecipate con una differenza di designamento di 21.990.000, che sommata alla differenza sui crediti di copertura di 6 milioni, portano una somma a 27-28 milioni circa. Dare atto ancora che il Comune di Palermo ha dato attuazione al rendiconto di gestione 2020 al parere reso dalla Corte dei Conti con la deliberazione numero 25 del 2021, 18 febbraio 2021, della sezione di controllo per la revisione finale della Corte dei Conti, in risposta al quesito posto al Comune di Palermo relativamente alla possibilità di svincolare il fondo perdite qualora l'assemblea straordinaria dei soci, anche in un momento successivo all'approvazione del bilancio d'esercizio, delibera la copertura della perdita con l'utilizzo di riserve, utili per portare nuovo e o riduzione del capitale sociale. In aderenza al principio di prudenza richiamato dalla Corte dei Conti, nel parere rilasciato con la deliberazione 25/2021, parte del 8 febbraio 2021, alla sezione di controllo della Regione Siciliana, che precisa che l'operazione prefigurata di per sé lecita può essere posta in essere solo in presenza di un legittimo ed effettivo ripiano delle perdite e nei limiti in cui sia compatibile il principio di prudenza che deve necessariamente governare la scelta decisionale della pubblica amministrazione, nonché subordinata all'esercizio di un adeguato controllo della partecipante sull'evoluzione della situazione contabile della società, e che l'esito delle verifiche effettuate abbia escluso la reiterazione di nuovi risultati di esercizio negativi, registrandosi nell'apposita inversione della precedente tendenza, poiché non risulta disponibile la situazione del 1 dicembre 2020 di Amat SpA, né ebbe certezza sulla non reiterazione di ulteriori nuove perdite. I colleghi, qualcuno ha notizie sull'Amat a proposito se hanno approvato il bilancio per il 1 dicembre 2020 e chi Il rimane? bilancio è stato approvato con riportando gli utili, Presidente. Ah, Positivamente. diciamo, ah, quindi non c'è perdita. Amat. Amat, no, Amat, Amat no, non è stato ancora approvato no. forse? No. No, e questo è un problema. Bisognerebbe capire che tendenza c'è su questo bilancio del 2020 dell'Amat, perché sono perdite ancora più complicate. Comunque, dato atto che per quanto sopra la Ragioneria Generale viene di disporre il potenziale accantonamento di 26.377.999, iscrivendo detto importo al nuovo facoltativo Fondo Garanzie Perdite Future Società Partecipate Corte dei Conti, la RAP ha fatto registrare risultati positivi sia per il 2019 che per il 2020, pertanto l'Italia non dovrà effettuare alcun accantonamento prudenziale. Si precisa ancora che in applicazione del disposto dell'articolo 9,6 bis della legge, che ha derogato l'obbligo di accantonamento prescritto dall'articolo 21 sopracitato per le perdite registrate nel corso del 2020, non viene effettuato alcun accantonamento rispetto alla perdita di esercizio registrata nel progetto di bilancio 2020 della GESAP, pari a 4.966.000. Dare atto che sul piano complessivo, come si dice nella tabella 4/2020 allegato G30, per i risanamenti perdite accertati, con riferimento agli organismi partecipati, si ritiene necessario e opportuno, in omaggio al principio della prudenza, accantonare complessivi 102.706.427, importo questo interamente accantonato nell'ambito dell'ambulanza dell'amministrazione. Dare atto che per l'importo delle fonti di dubbia esigibilità, calcolato con il carico del criterio della media semplice applicata a ciascuna tipologia di entrata, assume dalla data del 31 giugno 2020 il valore di 828.278.563. Dare atto, ai fini della verifica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto del Ministero dell'Interno, del 2 aprile 2015, la parte disponibile del risultato di amministrazione di questo ente al 31 dicembre 2020 risulta migliorato rispetto al disavanzo del 31 dicembre 2019, con un importo di 13.203.765, pari alla quota annuale
di cui al piano di riparto trentennale ex articolo 3,16 del 23 giugno 2011, numero 18, approvato al Consiglio Comunale con delibera del 5 dicembre 2015. Prendere atto delle risultanze di cui alla tabella 242,2 del decreto legislativo 267/2000, da allegare al rendiconto di gestione per l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari, redatta secondo i parametri e obiettivi di cui al decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018, l'individuazione dei parametri di deficitarietà strutturale per gli enti locali per il triennio 2019-2021, da cui risulta che questo ente non trova situazione di deficitarietà strutturale. Dare atto che, ai fini del rispetto del diritto di finanza pubblica, questa ente da considerarsi da equilibrio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1,821 della legge 145/2018, presenta un risultato di competenza deciso non negativo pari a 213.716.156. Stabilire che l'utile esercizio pari a 23 milioni possa 202.994 possa trovare destinazione come di seguito specificato: 14.540 quali utili del bilancio delle società partecipate registrate nelle dichiarazioni, da destinare a specifica riserva del patrimonio netto vincolato all'utilizzo del metodo del patrimonio netto, 9.362 a parziale copertura delle perdite portate al nuovo pari a 540.131.75 determinate dai risultati di esercizio degli ultimi bilanci per effetto di nuove regole introdotte dalla contabilità armonizzata e degli accorpamenti al fondo di credibilità. Perché qui io mi chiedo, ma il Consiglio Comunale può modificare questa destinazione? Dico, se si decide di non dare 14 milioni alla società partecipata, o già c'è qualcun altro che lo stabilisce? Io, anche questa mi sembra una domanda. E poi siamo ancora in tempo, visto che un atto di rendiconto andava approvato il 31 dicembre e è arrivato in ritardo. Anche questo te lo chiederemo al ragioniere generale. Stabilire di ripianare parzialmente le perdite portate a nuovo anche mediante l'utilizzo della riserva disponibile di 35.510.339 prodotta per effetto della riduzione delle riserve disponibili dei beni demaniali e indisponibili in ragione dell'ammortamento di esercizio della riserva da permessi di costruire, pari a 237.449. Dare atto che risultano i pagamenti effettuati dal tesoriere nel corso 2020 per ragioni esecutive elencate nell'allegato G12 bis, le quali sono stati cessati gli impegni ed emessi i relativi mandati a regolarizzazione sospesi in assenza di proposte di liberazione di riconoscimento da parte degli uffici competenti. Pertanto, ai sensi del punto 6.3 dell'allegato 4-2 del direttivo 118/2011, il Consiglio Comunale, contestualmente all'attuazione del rendiconto delle regioni 2020, nel presente atto provvede al riconoscimento della legittimità dei relativi debiti con il bilancio, con incarico alla Ragioneria Generale di inviare specifica segnalazione alla Corte dei Conti. Dare atto che il Consiglio Comunale ha potuto approvare il bilancio di previsione 2020-2022 solo grazie all'intervento concorrere ai seguenti elementi normativi, che sono quelli che abbiamo già letto, quindi io, se siete d'accordo, non lo leggerei un'altra volta, che sono i 3 punti fondamentali, che sono il discorso dell'atto di come si chiama, diciamo, le previsioni all'articolo 39 del decreto legislativo 662, diciamo, il finanziamento che sono arrivate dallo Stato sulla fine del Covid, e le somme stanziate dalla Regione Siciliana sempre per quanto riguarda il fondo perequativo. Dare atto che al fine di superare le criticità derivate dal risanamento tra saldo di cassa contabile e saldo di cassa del tesoriere scaturito in sede di approvazione del rendiconto 2016 e riportato sui rendiconti successivi fino al 2019, oggetto di numerose segnalazioni alla quale l'irregolarità da parte della Corte dei Conti e del Revisore dei Conti, non deliberazione di giunta municipale del 2 febbraio 2021, sono state proposte le rettifiche al rendiconto della gestione 2016, 2017, 2018, 2019, articolo 227 del decreto legislativo 2000, del numero 27 del 2000, che sono state proposte a consigliare per l'approvazione mediante la busta di liberazione di Consiglio Comunale 1 aprile 2021, sul quale l'organo di revisione ha già espresso il parere favorevole. Dare atto pertanto che l'approvazione da parte del Consiglio Comunale del rendiconto di gestione 2020 deve seguire, in quanto ad essa subordinata, all'approvazione della busta di liberazione di cui al superiore punto 20
E quello di il punto 20 sarebbe, come dicevo, sarebbe il riequilibrio. Vabbè. Di Sarebbe? sarebbe il riequilibrio. Questo punto 20 che cita il Consiglio generale in questa proposta e che parla che noi dovremmo ancora esprimere il parere, sembrerebbe che c'è quello dell'ordine di previsione che è già dato favorevole, credo che sia il piano del riequilibrio, Credo di sì, Paolo. Credo di sì. no? Vabbè, anche se le date non mi corrispondono, la vostra relazione 1 aprile 2021. Vabbè, vediamo, poi lo faremo un controllo. Di sottoporre all'esame dell'organo di revisione tutti i documenti previsti dal provvedimento, di sottoporre la votazione del piano, eccetera, eccetera. Quindi questa è la parte, diciamo, propositiva dell'atto. Andiamo a vedere. Potremmo leggere il parere dei revisori dei conti, no? Allora, vediamo se qui. Allora, questa è la proposta. Vediamo se c'è qualcosa nella cosa del segretario, non c'è niente. E qui però purtroppo forse non c'è. Allora. E qui allegato non c'è la proposta, il parere del revisore dei conti. Nella volo, lei ce l'ha da qualche parte? Perché qui negli allegati che ho qua io non ce l'ho. Collega Diaconia, ho finito la volo, qualcuno di voi ce l'ha? Cercando, va. Ecco pure io. L'hai trovato? Stai cercando? Via, l'hai trovato, è quello che stai proiettando. Forse, vediamo se è vero. È così, è No, questo. non è questo. No? Questo è sul rendiconto. È questo che stiamo trattando, stiamo facendo rendiconto. Non è questo, non ho letto rendiconto. Sì, no, io dicevo, allora, mi sono spiegato male. Per capire di più rispetto a alcuni passaggi nel rendiconto, possiamo, diciamo, eventualmente leggere il parere dei revisori dei conti sul piano di riequilibrio, quello che intendevo io. Ah, questo è il verbale, ma al verbale dovrebbe esserci allegato pure la rendiconto. Oh, tutti me li trovo, tranne questo. Posso... Io l'ho trovato.
Hai possibilità di leggerlo tu? Di leggerlo no, Paolo, ve lo posso girare, che c'è un Allora, locale. giro glielo leggo io, dai. Solo perché ce l'ho nel telefonino. Allora, gira la mia mail. Sì, lo giro alla tua mail. Aspettiamo che arriva. È arrivato. Allora, Dovrebbe essere l'ultimo file, Paolo, allegato. sì. Credo che era comunque quello che stava proiettando la signora Volo, credo. Va bene. Allora, organo di revisione verbale numero 74 del 28 dicembre 2021. Relazione sul rendiconto 2020. Vabbè, l'organo di revisione esaminato, eccetera, approva allegato alla proposta di relazione annuale del rendiconto e la gestione sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2020 del Comune di Palermo, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. Allora, introduzione. I sottoscritti Salvatore Sardo, Carmelo Scalici. Aspetta, ecco. Mi ero buttato fuori da solo. Vabbè, ok. Mi sentite, giusto, signora Vola? Mi sentite? Sì, Paolo, sì. Sì, ti sentiamo. Ok. Allora, i sottoscritti Salvatore Sardo, Carmelo Scalisi e Vincenzo Traina, revisori nominati con delibera dell'organo consiliare numero 188 del 28 ottobre 2021, ricevuto in data 30 novembre 2021 la proposta di delibera consiliare, lo schema di rendiconto per l'esercizio 2020, approvato con delibera della Giunta Comunale numero 298 del 28 novembre 2021, completi le seguenti documenti obbligatori ai sensi del decreto legislativo 18/2000 numero 27, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di seguito attuale, sono A, conto economico, B, conto economico e conto di bilancio, conto economico e stato patrimoniale, corredato dagli allegati disposti alla legge di sede per il controllo. Con nota 495 del 17 dicembre 2021 sono stati richiesti ulteriori dati e documenti al fine della relazione del presente parere, che da ultimo sono stati forniti con mail del 24 dicembre del 2021. Visto il parere di previsione dell'esercizio 2020 con relative delibere di variazione degli enti che hanno già approvato il bilancio di previsione, vista l'esposizione alla parte 2 ovviamente finanziario e contabile del TUEL, visto in particolare l'articolo 239, comma 1 del TUEL, visto che il 11, visto che siete contabili, visto che avete contaminato, contabilità, tenuto conto che durante l'esercizio delle funzioni non sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell'articolo 239 del TUEL, il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente. Si è provveduto a verificare la regolarità e i presupposti delle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio della Giunta dal responsabile del servizio finanziario e dai dirigenti anche nel corso dell'esercizio provvisorio. In particolare, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, lettera B, 2, è stata attivata, verificata l'esistenza dei presupposti relativamente alle variazioni di bilancio adottate. Le funzioni richiamate, i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano immediatamente riportati nella documentazione a supporto dell'attività svolta. Riporta i risultati dell'analisi e l'attestazione sul rendiconto dell'esercizio 2020. Conto del bilancio, premesse e verifiche. Il Comune di Palermo registra una popolazione al 1 gennaio 2020, nell'articolo 156, comma 2 del TUEL, di 647.422 abitanti. L'organo di revisione nel corso del 2020 ha rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali o suggerito
misure correttive non adottate dall'ente che verranno riprese nel corso della relazione e che attengono in genere alla mancata riscossione, all'anticipazione di tesoreria e quanto altro meglio si dirà in seguito. L'organo di revisione ha verificato che l'ente risulta essere correttamente adempiente rispetto alla trasmissione degli schemi di bilancio, dei dati contabili analitici, del piano degli indicatori e dei documenti allegati richiesti dalla BBGAP rispetto al bilancio di previsione, rendiconti, bilanci consolidati approvati. L'ente ha provveduto alla trasmissione dei dati alla BBGAP nel relativo 2020 attraverso le modalità in attesa di approvazione al fine di verificare che non vi siano anomalie in vista del successivo avvio definitivo post-approvazione del rendiconto da parte del Consiglio. In sede di amministrazione del rendiconto 2019, l'ente non si è avvalso della disponibilità prevista dall'articolo 109, comma 1 ter del decreto legislativo 18-2020, in svincolo delle quote di avanzo vincolato da utilizzarsi nel esercizio 2020. Relativamente all'applicazione nel corso del 2020 dell'avanzo vincolato presunto, l'organo di revisione ha accertato che sono state rispettate le condizioni di cui all'articolo 187, comma 3 e 3 quater, 3 quinques, 3 sexies del TUEL e al punto 8.11 del principio contabile applicato all'allegato 4.2 del decreto legislativo 118 del 2001. Nel rendiconto del 2020 le somme iscritte ai titoli 4, 5 e 6 delle entrate, escluse quelle entrate del titolo 4, considerate ai fini di equilibrio di parte corrente, sono state destinate esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento. Scusatemi un secondo. In riferimento all'ente si precisa che non partecipa all'Unione dei Comuni, non partecipa al Consorzio dei Comuni, non è istituito a seguito di processo di unione, non è costituito a seguito di processo di fusione per incorporazione, non è ricompreso nell'elenco degli allegati 1 e 2 e 2 bis del decreto legislativo 189-2016, è in essere operazione di partenariato pubblico-privato, come definita dal decreto legislativo 50-2016, relativamente alla direzione del Partito Civile di Palermo, realizzato in progetto di finanza la società Paormus 2000, ancora. Ha dato attuazione all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'amministrazione di tutti i rilievi mossi dalla Corte dei Conti in sede di controllo, in quelle rilievi non percepite agli organi di controllo interno del riordino di revisione amministrativa e contabile in sede dell'articolo 101 del decreto legislativo 33-2013. Ha ricevuto anticipazione di liquidità di cui all'articolo 1, comma 11 del decreto legislativo decreto legge 35-2013, convertito in legge numero 64-2013, norme successive di finanziamento, per come si rinvia alla sezione specifica nel paragrafo analisi di funzionamento e gestione del debito, relativamente alle anticipazioni di liquidità di cui si è fatto accesso, l'ente non ha autorizzato tale anticipazione accantonandola nel risultato di amministrazione ai fini del fondo del periodo di disponibilità. L'ente ha tenuto quindi conto degli effetti di cui la sentenza della Corte Costituzionale numero 4-2020 che ha censurato l'uso improprio delle anticipazioni di liquidità per i pagamenti dei debiti derivanti dal decreto legge numero 35 del 2013 successivi finanziamenti. Dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale allegata al rendiconto medio che l'ente non è considerato formalmente e strutturalmente deficitario soggetto ai controlli di cui l'articolo 243 del TUEL. In attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL, gli agenti contabili hanno preso il conto della loro gestione e l'ente ha nominato il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 139 del decreto legislativo 174-2016 ai fini della trasmissione tramite Sireco dei conti degli agenti contabili. Il responsabile del servizio finanziario ha adottato quanto previsto dal regolamento di contabilità per lo svolgimento dei controlli finanziari. Nell'emissione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento è stato rispettato l'obbligo previsto dal comma 3 dell'articolo 180 e dal comma 2 dell'articolo 185 del TUEL della codifica della transazione elementare. Nel corso dell'esercizio 2020 non sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell'articolo 153,6 del TUEL per il costituirsi di situazioni non compensabili da maggiori entrate o minore spese, tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio. Nel corso dell'esercizio lente ha provveduto al recupero delle quote di disavanzo tecnico e di accertamento straordinario. Non è in dissesto che con delibera di Consiglio Comunale 343 del 6 settembre 2021
aperto progetto proposto di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario triennale ex articolo 243 bis, comma 1 del decreto legislativo 267 del 2000, si è deliberato il ricorso alla particolare procedura di riequilibrio finanziario triennale prevista dall'articolo 243 bis, comma 1 del TUEL. Il risultato amministrativo del dicembre 2020 non è migliorato rispetto al disavanzo del 1 gennaio 2020, con un importo pari o superiore al disavanzo applicato al bilancio 2020. La composizione e la modalità di recupero di disavanzo erano le seguenti: maggiore disavanzo da accertamento straordinario dei residui pari a 327.586.838, quota annua del disavanzo applicato al bilancio di cui il rendiconto si riferisce 13.203, con disavanzo residuo atteso 314.173, disavanzo accertato dal rendiconto 621.030, quota recuperata da applicare al bilancio 2021 307.857.554. Le analisi del disavanzo portano praticamente a un meno 314 milioni sul disavanzo derivante dagli accertamenti straordinari dei residui, meno 307 milioni sul disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019, per un totale, come detto prima, di 622 milioni 030. E poi ci sono i vari disavanzi al 2015 che era zero, e il disavanzo derivante dagli accertamenti straordinari dei residui di 54 milioni, il disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2019 246 milioni, totale 520 milioni. Provveduto nel corso del 2020 al riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio per euro 22 milioni 763 mila 432 mila 732. Per detti atti il collegio ha chiesto la trasmissione alla competente procura della sezione regionale della Corte dei Conti in senso dell'articolo 23 della legge 289 del 2002. Tali debiti sono così classificati: 13 milioni, lettera A. Allora, sono praticamente distribuiti sempre anni 18, 19 e 20. E per quanto riguarda il 2020, la lettera A 13 milioni, la lettera E, e quindi la lettera A perché sono quelle sentenze esecutive, la lettera E è l'acquisizione dei beni e servizi senza impegno di spesa, che sono 9.754.000, per un totale di 22.763.000. Dopo la chiusura dell'esercizio e dentro la data di formazione dello schema di rendiconto sono stati riconosciuti e finanziati i debiti fuori bilancio per 9.409.370.72. Riconosciuti i debiti fuori bilancio in corso di finanziamento per euro 3.799.304.37. Segnalati debiti fuori bilancio in presa di riconoscimento a seguito del piano di riferimento. Al finanziamento del debito fuori bilancio di cui appunto si è provveduto mediante disponibilità di parte corrente, applicazione dell'avanzo dell'amministrazione. I debiti fuori bilancio sono una patologia della gestione della spesa sistematizzata dai collegi dei revisori dei conti e sono succedute più volte oggetto di ricavo. Se talvolta il formarsi da ogni debito fuori bilancio è pura fisiologica, si pensa sempre alla gestione per uno contenziosi che quando sfocia in una sentenza sfavorevole al comune debbono essere riconosciuti senza margine di apprezzamento da parte dell'ente. Nella maggior parte dei casi tali criticità sono da ricondurre all'incapacità di porre in essere una corretta programmazione e gestione del finanziamento delle risorse, con una sottostima dei stanziamenti di bilancio rispetto alle effettive necessità o ad una cattiva gestione del servizio sottostante alla formazione degli impegni relativi ai pagamenti. Si ribadisce che ad ogni modo la formazione dei debiti fuori bilancio costituisce sempre un fattore di rischio per gli equilibri di bilancio e per la stabilità degli esercizi futuri e comunque fonte di incremento di spesa dovuta agli interessi moratori e alle spese legali. L'importo dei debiti fuori bilancio riconosciuto e finanziato per il 2020 ammonta complessivamente a 22 milioni. Di questi, 13 milioni si riferiscono alle spese previste dalla lettera 194 del TUEL, quindi sentenze esecutive, ed euro 9.754.000 per la fattispecie prevista dalla lettera E dell'articolo 394 del TUEL, quindi acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa. Mentre la spesa della lettera A si mantiene costante nel triennio, la spesa per debiti fuori bilancio della lettera E finanziata di solo 2020 subisce una brusca impennata. Il relativo importo iscritto al finanziato ammonta a 9.754.000. 54.194 si dice riconoscente del debito di prezzo finanziato attraverso l'utilizzo di pari importo del fondo accantonamento per il disallineamento sulle parti partecipanti.
L'organo di revisione riscontrato e continua a riscontrare durante la propria attività istituzionale frequenti proposte di riconoscimento dell'inconferenza a seguito di nomina di commissario ad acta in conseguenza dei giudizi di ottemperanza emessi dal TAR, nonché per provvedimenti giudiziari divenuti esecutivi già in esercizi precedenti. Moltissimi provengono dal settore servizi sociali, dove rilevanti sono anche le spese accessorie per interessi di nuove spese legali. Si ritiene pertanto necessario reiterare l'invito a dotarsi strumenti atti a monitorare in qualsiasi momento l'insorgere della gestione del debito fuori bilancio al fine di minimizzare l'impatto sul bilancio. Se l'ente non supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal Ministero dell'Interno del decreto del Ministero dell'Interno del 18 febbraio 2013, avendo presentato il certificato di rendiconto 2018 entro i termini di legge e che pertanto non essendo formalmente in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario, in quanto non ha avuto l'obbligo di assicurare per l'anno 2020 la copertura minima dei costi di servizio e domanda individuale acquedotto e smaltimento di rifiuti. Si fa presente in ogni modo che l'articolo 53,10 bis della legge 104 2020 ha previsto un regime derogatorio dovuto all'emergenza sanitaria da Covid-19, per cui anche per quegli enti locali strutturalmente deficitari che per l'esercizio 2020 non riuscissero a garantire la copertura minima del costo per i servizi, che non si applica la sanzione di cui al comma 5 del medesimo articolo 233. Ritiene il Collegio, in ogni modo, che la particolare situazione finanziaria del Comune di Palermo imponga una realizzazione della copertura del servizio a domanda individuale, a prescindere dalla modalità di gestione della crisi finanziaria in cui si dovesse trovare la gestione. E hanno fatto qui proprio un dettaglio dei proventi e dei costi dei servizi. Che ammontano praticamente i proventi a 4 milioni, i costi 26 milioni, con la differenza di saldo negativo per 22 milioni, con una percentuale di copertura realizzata del 15%. Effetti sulla gestione finanziaria 2020 connessa all'emergenza sanitaria. Nel corso del gesto 2020, a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, svariati sono i trasferimenti statali ricevuti all'ente locale nel corso del 2020. Relativi sia a fondo funzione fondamentale sia ai diversi fondi Covid-19. Ristori per minore entrata. Articolo 177,2 del decreto di legge di numero 34 2020 concedente fondi per ristoro ai comuni per l'esenzione dell'imposta municipale propria IMU settore turistico del decreto del Ministero del 2020 e articolo 78,5 del decreto legislativo 104 del 2020. Articolo 9 comma 3, articolo 9 bis, comma 2 e articolo 13, decreto legge 137-2020, concernente la cancellazione di una data IMU impropria e relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite al codice Ateco, riportate in allegati 1 e 2, articolo 180, comma 1, del decreto legislativo 34-2020, concernente fondo per le scuole comuni, per la riduzione di gettito di imposte di soggiorno, al contributo di soggiorno, del contributo di sbarco e articolo 40 del decreto legge numero 104 del 2020 e del 2020, articolo 131, 181, commi 1, 4 e 5 del decreto legge 34 del 2020 concernente fondo per le scuole comuni per la mancata riscossione del canone della tassa dell'occupazione di spazi e aree pubbliche e articolo 109,2 per quanto riguarda la legge 104 del 2020, articolo 200,1 concernente i fondi per compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi al passeggeri di trasporto pubblico locale e regionale per il 23 febbraio 31 dicembre. Ristori di spesa. Vabbè, vengono qui elencati tutti i ristori di spesa che sono stati effettuati con le varie categorie. Però andiamo a leggere, diventa complicatissimo. Gestione finanziaria, l'ordine di revisione di fronte alla gestione finanziaria. Rileva e attesta che il fondo di cassa al 31 dicembre, risultante dal conto del tesoriere, corrisponde o non corrisponde alle risultanze delle strutture contabili dell'ente, che sono il fondo di cassa al 31 dicembre 2020, da conto del tesoriere 5.057, quindi corrisponde tra quello che scrive il tesoriere e quello che scrive sono le strutture contabili. Si riserva che la discordanza tra fondo cassa risultante alle scritture contabili dell'ente e quello del conto del tesoriere pari a 21.921.926 per differenza esistente al 31 dicembre 2016 è ancora presente sul conto del 31 dicembre 2019, per così come
anche richiesto dall'organo di revisione in più occasioni, è stato corretto al fine della relativa correzione. Infatti, è stato approvato il del Consiglio Umano numero 354 che ha corretto conseguentemente i relativi rendiconti con riferimento alle discrasie rilevate. Il presente rendiconto, pertanto, riprende i dati corretti. Nell'ultimo triennio, l'andamento della consistenza del fondo di cassa finale è il seguente: fondo cassa complessivo al 31 dicembre 2018 9.849.000, 2019 7.007, 2020 5.057.000. L'ente ha provveduto a aggiornare correttamente l'agenzia di cassa vincolata al 31 dicembre 2020. L'organo di revisione effettuato per l'eventuale utilizzo della cassa vincolata ci è stato raccontato. Tramite le apposite scritture delle partite di giro, come da principio contabile 4/2.10, evidenziando l'eventuale mancato reintegro entro il 31 dicembre di quest'anno. Sono state rifatte le verifiche, sono le tabelle, le verifiche di cassa, gli equilibri di cassa. Nel conto del tesoriere al 31 dicembre sono indicati i pagamenti per azioni esecutive per euro 5.057.394,47. La sistemazione di tali sospese si è prodotta come indicato nel principio contabile 4/2 attraverso il riconoscimento e il finanziamento del debito di bilancio da sottoporre al Consiglio Comunale. L'ente non ha prodotto l'istruzione dell'anticipazione di cassa e l'anticipazione di cassa al 3 dicembre è quella che abbiamo già detto 48.661.568,85. Il limite massimo di utilizzo dell'anticipazione di tesoreria autorizzata all'articolo 222 del TOR di Guglielmo è stato di 354.420.605. L'anticipazione massima utilizzata sarà pari ad euro 174.085 quella media è pari a 118.000. L'anticipazione non è restituita, il tesoreria è pari a 48.661.000. L'ente ha reiteratamente fatto ricorso all'anticipazione di cassa di tesoreria dall'inizio del suo 2017, senza riuscire a estinguere l'anticipazione negli anni successivi, seguendo il seguente andamento. Il 31 dicembre era 15.250 del 2018, nel 2019 era 81.553, al 2020 48.000. Il ricorso continuo e prolungato all'anticipazione di tesoreria rappresenta un indice sintomatico di incapacità dell'ente a fare fronte ai pagamenti con le entrate ordinarie. Ed è senza dubbio un elemento negativo nella gestione finanziaria. L'anticipazione di tesoreria, infatti, è una forma di finanziamento a breve termine, dalla quale si deve ricorrere eccezionalmente per far fronte a momentanei problemi di liquidità, a verificarsi situazioni straordinarie, imprevedibili, e non deve rappresentare uno strumento di gestione ordinaria della carenza di liquidità. Le sezioni di controllo della magistratura contabile hanno spesso evidenziato come l'utilizzazione dell'anticipazione di tesoreria non restituita alla fine dell'anno potrebbero come finanziamento evitato alla luce dell'articolo 159 della Costituzione e come tale non potrebbero finanziare spese correnti. Infine ricordato che l'attuale misura pari ai 5 dodicesimi apportata ai titoli 1, 2 e 3, nel nostro caso, nel 2018, sono una misura provvisoria e soggetta a scadenza rispetto alla misura ordinaria dei 3 dodicesimi. Alla luce delle ulteriori vicende, le previsioni già fatte dall'organo di revisione relativa ad una possibile crisi finanziaria nel medio tempore si sono verificate, tant'è che al momento di in corso la procedura per la proposizione del piano di riequilibrio governativo. Ad ogni modo si rende necessario e indifferibile operare con strumenti risoluti ed efficaci per accelerare le fasi della riscossione delle entrate e di crearne risorse contabili capaci di aumentare le spese e di poter rendere quei servizi necessari qui del preposto. Tempestività dei pagamenti. L'ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazione con misure appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'articolo 183,8 del TUEL. L'ente, ai sensi dell'articolo 41,1 del decreto legislativo 66-2014, ha allegato al rendiconto un prospetto attestante l'importo dei pagamenti. È uscito qualcuno? Forse è uscito la collega Meli? La collega Non la vedo Meli. più. L'ente ai sensi dell'articolo 41,1 del decreto legislativo 66-2014 ha allegato nel rendiconto un prospetto attestante l'importo dei pagamenti. E qua c'è il risultato di competenza e gli equilibri di Paolo, la bilancio. collega Meli ha scritto che si è spento il suo iPad, non può caricarlo. Vabbè, diciamo, adesso qua diciamo, ci sono una serie di tabelle che riguardano praticamente le conciliazioni, le cose eccetera, le superiamo, andiamo verso le conclusioni, siamo d'accordo.
Le tabelle tanto no. Va bene, va bene. Allora, evoluzione del fondo pluriennale vincolato nel corso di 2020. Il fondo pluriennale vincolato nasce dall'applicazione del principio di competenza finanziaria di cui è allegato 4/2 al decreto legislativo 118/2011, per rendere evidente all'organo consiliare la distanza temporale intercorrente dall'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. L'organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento la fonte di finanziamento del fondo pluriennale vincolato di parte corrente e di parte capitale, la sussistenza del accertamento di entrate relative attive scadute ed esigibili che contribuisca alla formazione del fondo pluriennale vincolato, la costituzione del fondo vincolato in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate, la corretta applicazione dell'articolo 186, la formazione di adeguati programmi di spesa, l'esigibilità dei residui attivi coperti, la sostanza dell'impegno di spese riguardante gli incentivi per le funzioni. La composizione del fondo pluriennale vincolato al 30 dicembre è il seguente. Allora, 24 milioni per quanto riguarda la parte corrente, 153 milioni per quanto riguarda la parte capitale e niente, zero per le partite finanziarie. In altre tabelle, il fondo vincolato in spese di controversia è attivato in termini di entrambe le condizioni, entrambe esigibili a tipologia di spese rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 e il principio applicato della contabilità finanziaria, così come modificato dal decreto ministeriale del 1 marzo 2019. In funzione degli impegni, secondo il criterio di visibilità coperta dal fondo vincolato, termine alla data del 1 gennaio, viene conforme all'evoluzione dei programmi di spesa. Risultato di amministrazione, l'organo di revisione ha verificato e attesta che il risultato di amministrazione 2020 prende un avanzo di euro 652.447.688,49 come risulta dai seguenti elementi. E quindi c'è un'altra tabella dove riassume come si arriva a questo importo. Nel triennio invece ha avuto una nuova evoluzione, quindi in passato ha dato 140 milioni nel 2018, 625 milioni nel 2019, 625 milioni nel 2020. Il risultato dell'amministrazione disponibile assume valore negativo poiché la sommatoria delle parti accantonate, vincolate, destinate agli investimenti è superiore al risultato dell'amministrazione. Essa evidenzia la quota di disavanzo che va applicata al bilancio di revisione per ricostituire integralmente la parte vincolante, la parte accantonata e la parte destinata. L'organo di revisione ha verificato alla conclusione le entrate esigibili che hanno finanziato spese di investimento per le quali, sulla base del principio applicato di cui all'articolo all'allegato 4/2 del decreto relativo, non è stato costituito il fondo pluriennale vincolato, non sono costituite la corrispondente quota del risultato di amministrazione. Vincolato è stato investimento in libro a seconda delle fonti di finanziamento. Poi fa sul fondo le spese correnti, quindi 24 milioni. Il fondo pluriennale viene costituito in occasione di accertamento dei residui al fine di consentire l'imputazione di un impegno che a seguito di eventi verificati successivamente alla distrazione risulta non più esigibile nell'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, in occasione dell'accertamento straordinario del residuo effettuata per adeguamento per adeguare lo stock, è solo un secondo allora, nel principio contabile generale della competenza finanziaria. Il fondo riguarda prevalentemente le spese di conto capitale, ma può essere destinato a garantire le coperture di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili nel sito precedente a quello in cui è esigibile il costo per la spesa. L'utilizzo dell'esercizio 2020 e le risorse di amministrazione del 2019, che erano parte del sistema di investimenti 6 milioni, l'organizzazione ha verificato il rispetto delle finalità indicate in ordine di priorità all'articolo 187 del TUEL, oltre che da quanto previsto all'articolo 184 del comma 3 bis del TUEL e dal principio contabile, punto 3. L'analisi della gestione dei residui, e fanno qui una distinzione iniziale e finale per i controlli residui attivi e passivi, che sono 220 milioni e 15 milioni, e poi fanno la distinzione per arrivare a questi importi,
Per quanto riguarda i fondi di prevedibilità, l'ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del settore amministrazione al fondo di prevedibilità, come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato al 4.2 del legislativo. L'ente nel calcolare il fondo di prevedibilità si è avvalso della facoltà di cui all'articolo 107 bis del decreto legge del 18 del 2020, allora, con determinazione col metodo ordinario. Il fondo di prevedibilità l'accantonamento del rendiconto 2020 da calcolare con metodo ordinario determinato applicando il volume dei residui attivi riferiti alle entrate di prevedibilità, la percentuale determinata come complemento a 100 della media della riscossione di un conto residui intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati al 1 gennaio degli stessi esercizi. L'ente ha evidenziato nell'azione del rendiconto la modalità di calcolo applicato, quindi la media semplice. In applicazione del metodo ordinario, l'accantonamento al fondo di prevedibilità, il titolo di conto ammonta a 827.278.563,89. Con riferimento ai crediti riconosciuti ineleggibili, l'organo di revisione ha verificato l'eventuale motivata eliminazione dei crediti iscritti al residuo di attivi da oltre 3 anni dalla loro scadenza e non riscossi, ancorché non ancora prescritti, per 229 milioni 462.489,24 e contestualmente iscritti nel conto del patrimonio. La corrispondente riduzione del fondo di prevedibilità, l'iscrizione di tali crediti in apposito elenco crediti e esigibili allegato al rendiconto, l'ha dovuto mantenimento dello stato patrimoniale di questi crediti per un importo pari a 223.805.682,77 ai sensi dell'articolo 230,5 del TUEL e la prosecuzione delle azioni di recupero. L'organizzazione ha verificato che, ricorrendo alle condizioni di cui l'articolo 39 quater, comma 1 del decreto di legge del 30 dicembre 2019, con numero 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, numero 8, l'ente ha previsto il ripiano del maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019 in 15 annualità a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 in quota annuale costante. Si ricorda che la parte accantonata al 30 dicembre 2019 del fondo di liquidità, calcolato con il metodo ordinario, era pari a 842.915.375,83 e che in quell'occasione è emerso un debito di accantonamento al fondo di liquidità pari a 355.175.458 rispetto all'utilizzo del metodo semplificato, con un disavanzo pari a 307.857.554. La relativa deliberazione del Consiglio Comunale numero 163 del 9 dicembre 2020, avendo l'oggetto modalità di ripiano del disavanzo risultante dall'incontro di gestione 2019, ex articolo 39 quater del decreto legge 3 dicembre 2019, numero 162, si è dato atto che l'importo della rata annuale da stanziare nel bilancio di previsione da 2021 al 2035 compreso è pari a 20.523.000. Si evidenzia che naturalmente se facciamo il riequilibrio con gli altri soldi vanno ad aggiungersi a questi 20 milioni. Si evidenzia che l'ente si è avvalso articolo 107 bis del decreto legge 118-2020, scaglionamento di avvisi del pagamento del nome del fornitore locale, che prevede che a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti possono calcolare il fondo credito di precisità e esigibilità delle entrate ai titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stagione del bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente, con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020, l'emergenzialità economica causata dal diffondersi del Covid-19 destinata a far crollare ancora di più coloro che hanno bisogno, le entrate degli enti locali, non solo per minori accertamenti, ma di certo anche per minori incassi, legati al blocco delle attività previsti dai decreti emergenziali. Per evitare che questa situazione penalizzi le misure dell'amministrazione, l'articolo 107 bis e del decreto legge 18-2020 è introdotto una norma che ci accompagnerà per i prossimi anni, che consente di utilizzare nel calcolo della media i dati del 2020 sostituendoli con quelli del 2019. Ragazzi, che volete fare? Dobbiamo continuare o ci fermiamo qua? Perché qui sono diverse pagine della legge. Ci vogliamo fermare qua e poi lo riprendiamo eventualmente lunedì, prima che martedì facciamo l'incontro? Va Oppure bene così, martedì? Paolo, sono d'accordo, facciamo così. Allora, ci stiamo fermando a pagina, diciamo, 20, inizio pagina 27, quando parla dei fondi dell'anticipazione di liquidità. Va Va bene? bene, Allora, ok, ricordiamoci che siamo dobbiamo seguenti. completare la lettura del parere per la revisione dei conti, e
perché siamo a pagina 27. Quindi se non so, dottoressa Volo, lei è pronta anche per verbale, così lo approviamo e chiudiamo la seduta. Lo metto in condivisione. Poi lo firmo, poi lo invio via mail. Lo vedete, giusto? Sì. Quindi ho scritto verbale numero, quindi do lettura del verbale numero 4 del 7 gennaio, approvato in data 7 gennaio, ordine del giorno protocollo numero 314 del 30/12/2021, orario di convocazione 8-9, prima e seconda convocazione. Orario inizio seduta, ore 9:09, quindi 9:09 erano presenti il presidente Caracausi Paolo, Giulio Massimiliano e la consigliera Amelia Caterina. Alle 9:34 è intervenuto il consigliere Ficarraglio e alle 10:20 è uscita, si è allontanata la consigliera Eri. Sintesi del verbale, l'anno 2022, il giorno 7 del mese di gennaio, la commissione ha rispetto alle disposizioni in materia di trasparenza, tracciabilità e pubblicità delle sedute, non secondo la disposizione presente del Consiglio Comunale, numero del 29/12/2021, si riunisce in forma a distanza, ai sensi di legge, mediante collegamento in videoconferenza per lo svolgimento della seduta, da intendersi in via convenzionale, effettuata presso la sede istituzionale via Bonanno 51. Si dà atto che la pubblicità della seduta odierna viene garantita con la sua registrazione, che sarà visionabile entro le 24 ore sul sito istituzionale del Comune di Palermo, accedendo al link, e che forma parte integrante del presente verbale, alla quale si rimanda per un'approfondita e puntuale conoscenza degli argomenti trattati nel corso della seduta. Alle ore 8 non è presente alcun consigliere. Pertanto si rinvia la seduta di un'ora. Alle ore 9:09 sono presenti, oltre il presidente Caracausi, i consiglieri Giaconia e Meli. Il presidente Caracausi è assistito alla segretaria supplente Volo Liliana, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Il presidente pone all'ODG la disamina della proposta di deliberazione AREG numero 1464167/2021 del 26/11/2021, avente per oggetto approvazione del rendiconto della gestione 2020, ex articolo 227 del decreto legislativo numero 267/2020. Trasmessa alla Presidenza del Consiglio per l'espressione del parere di competenza. Presidente Caracausi ricorda altresì che la Commissione per giorno 11.1 ha organizzato un incontro con l'assessore Marino e la Ragioniere Generale per approfondire e discutere sulla proposta in argomento. Presidente procede quindi a dare lettura della suddetta proposta. Metto allora che siamo arrivati alla pagina 27. Sì. Quindi in dettaglio... Sì, allora. No, non solo, la lettura della proposta e del parere della revisione dei conti, che da sera a pagina 27. Quindi, allora, in dettaglio si precisa che si arriva alla lettura della pagina 27 della relazione della relazione della revisione dei conti. Vabbè, della relazione della revisione dei conti. Okay. Il presidente Caracausi con l'ODD lettura il verbale odierno che ha messo i voti, viene approvato. Per me va bene, anche per me va bene. È favorevole, Ficarra favorevole. Perfetto, grazie. Favorevole. Allora lettura il verbale odierno, ha messo i voti, viene approvato dall'unanimità dei presenti, si procederà alla sua sottoscrizione in formato digitale. Non essendoci più interventi, il presidente chiude la seduta alle ore 10:38, giusto? Corrisponde? Sì. Ok, una buona giornata. Grazie a tutti, grazie dottoressa Volo. Grazie, buona grazie, giornata. Grazie dottoressa Volo, grazie a tutti. Grazie a voi. Arrivederci. Grazie per la registrazione.